Ivano Felaco, quando terminerà quest'opera? Poi dopo si riprenderà, mi sembra, vicino a un'altra parete, per quanto riguarda la cattura. Innanzitutto volevo dire che sono onoratissimo di essere chiamato in causa per fare quest'opera. Poi ci tengo moltissimo a Caracciolo, proprio la storia di Caracciolo, sono un tifoso di Caracciolo. Ma noi siamo onorati veramente perché non sto io a dire certe cose. Ivano Felaco è un grande artista, non solo, ma siamo doppiamente onorati perché finalmente si parla di storia locale e quindi insomma Calvizzano viene, diciamo, onorata di questi episodi. Ma una curiosità adesso, insomma, praticamente sorge spontanea: ma mai Caracciolo è stato realizzato con gli occhi azzurri? Lui aveva gli occhi neri. Sì, volevo mettere un tocco mio artistico, insomma. Secondo me gli occhi di Caracciolo erano intrisi di mare, ha visto tanto mare, quindi per me hanno preso il colore del mare in quest'opera. Quindi c'è un po' di personalizzazione. Caracciolo, insomma, a volte lo si accusa ingiustamente di tradimento, come un traditore, invece non è assolutamente un traditore, perché lui ha dato la vita per non tradire la città di Napoli, la nostra città, la nostra azzurra città, quindi volevo ricordarlo. Una perfetta, diciamo, disamina che io condivido in toto. Grazie, buon lavoro!